Tensione ieri sera al confine israelo-libanese. Un militare israeliano è stato ucciso da un soldato libanese, ma discordano le versioni da parte dei due paesi. Ne parliamo con il comandante della missione UNIFIL, il generale Paolo Serra. Buongiorno. Buongiorno, generale Serra da Nakura in Libano, buongiorno. Ci può dire esattamente cosa è accaduto? Da noi risulta che un soldato libanese, senza averne autorizzazione né indicazione, di propria sponte abbia aperto il fuoco contro un veicolo al di là della technical fence, in cui, sparandosi questo veicolo, alcuni soldati all'interno israeliani sono stati, quindi un soldato di questi è stato ferito, ucciso e successivamente è deceduto per le ferite riportate. Questo soldato libanese è stato quindi ricercato dalle forze armate sia libanesi sia israeliane, ognuno dalla propria parte del technical fence, perché non si sapeva durante la notte dove fosse ricoverato, e alla fine questa mattina è stato ritrovato arrestato dalle forze armate libanesi. Adesso le investigazioni sono ongoing, si stanno andando avanti le investigazioni per cercare di capire cosa è successo. Voi Di come grande siete importanza intervenuti? Il contatto fra le parti durante la notte per cercare di non far sì che un'escalation militare potesse avvenire, perché come potete immaginare c'era grande tensione, indeterminatezza, e quindi i due paesi continuano ad avere questo grande impegno per mantenere il cessate il fuoco. Noi come Nazioni Unite continuiamo a fare la nostra parte perché questo loro impegno possa essere efficace sul terreno. Ecco, generale, c'è il rischio di una nuova spirale di violenza effettivamente e anche di una rappresaglia da parte del Libano? È un problema che esiste sempre e naturalmente in questa condizione di indeterminatezza ancora più pericoloso. Io oggi pomeriggio intendo far convenire le due parti a un tripartito di emergenza. Il tripartito è questo forum nel quale ci incontriamo una volta al mese per discutere di misure di sicurezza, quindi intorno alle 14 locali ho intenzione di chiamare questo tripartito di emergenza per far sì che le due parti si spieghino e di nuovo sottolineino il loro impegno formale a voler mantenere la situazione calma. Poi ciò che può succedere con qualche persona che perde il controllo, che effettivamente agisce in maniera individuale, purtroppo deve essere una cosa che deve essere controllata, e quindi sottolineeremo questa esigenza a tutti i costi di mantenere la situazione attuale, che è un angolo di stabilità in un momento molto delicato per tutta la regione. Grazie al generale Paolo Serra e naturalmente buon lavoro.